Asimè, pronti a partire, via. Fase di studio in questo incontro. Ricordiamo che le donne combattono sui 2 minuti di tempo effettivo. Ne sono passati fino a questo momento 30 secondi. 0-0. Difficilmente nei primi istanti di un combattimento così importante si vedono partire tecniche. Un minuto e 10 secondi alla fine dell'incontro. 0-0, le due atlete non ci hanno fino a questo momento offerto alcuna tecnica, sicuramente un grosso dispendio di energie nervose per mantenere un ritmo e un'attenzione costante sull'avversario. Bello il Deashi Barai dell'atleta canadese, perfetta scelta di tempo, però non è riuscita a portare a termine la chiusura, quindi niente di fatto. 30 secondi alla fine dell'incontro. Yaku d'incontro dell'atleta russa che si porta in vantaggio a 29 secondi dalla fine. Movimenti abbastanza lineari per entrambe le atlete. Guardie simili, quindi un incontro che potrebbe perfettamente finire in parità per quello che le due atlete stanno dimostrando. Non c'è una differenza tecnica elevata, anzi siamo a 6 secondi dalla fine, manca. Siamo 1-0 per la tata russa. In questo momento a 3 secondi dalla fine siamo a 2-0 per l'atleta russa. L'atleta canadese deve inventarsi una tecnica a 2 punti, ma Vashi Gari, niente da fare, termina l'incontro. Perfetta la prestazione delle atlete sul tatami. Yusho Sano Eyo Kotae.